Ok, ti voglio far vedere una cosa, un esercizio che noi abbiamo fatto già anche altre volte in passato, ma vogliamo riflettere su una cosa che è un po' interessante per tanti miei my friend, e lo vediamo per un discorso legato alle triadi, in questo contesto 1-4-5, e ovviamente di I. Togliamo di lei. Degli accordi di settima con i rivolti, così lo facciamo solo con le triadi. Ad esempio, in questo momento mi soffermo un secondo, te li faccio vedere molto attentamente. Io do per scontato, ovviamente mi ripeto, cioè nel senso, chi mi vede in questo momento è chiaro che sa già bene quello che sto facendo, per cui chi non mi capisce, non, mi dispiace, ma non mi preoccupo nemmeno, cioè non è un problema. Secondo rivolto, giusto? Stato fondamentale, prima inversione, sempre prima inversione, secondo rivolto, le vediamo già in questo modo, no? Praticamente. Ovviamente, stato fondamentale, come se fonde, come sì, come se fonde, come se fosse già uno stato fondamentale, un secondo rivolto, per cui lo vedi già, no? Suoni molto così alla Landau, per cui ci danno già la possibilità di avere un sound. Adesso ti faccio sentire questo esempio. Prima vado un attimino intorno alla questione. Ok, Jam the White Stripe Style, chi se ne frega? Lo senti, no, che gira intorno? 1, 4 e 5, lo senti chiaramente sugli intervalli. 1. Vedi quello che faccio con le mani? Già spostato più settori all'interno delle corde, perché ho detto ok, 1 1 1 e mi sono già mosso, perché ovviamente ho fatto 1 1, perché poi il pezzo passa subito 4, primo rivolto di là, primo rivolto di là, secondo rivolto di là, pardon, ho detto una minchiata. Stato fondamentale di là. Primo rivolto di là. Ok, secondo rivolto di là. Stato fondamentale di là. Secondo rivolto di si. Stato fondamentale di si. Primo rivolto di si. Primo rivolto di sì, stato fondamentale di sì. Cioè, praticamente, vedi che sto trasportando in giro questa cosa. Per cui l'1-4-5 lo portiamo su questa base, che te la leggo ovviamente sul blog. No, perché se no, se fosse di qualcuno, ovviamente mi chiudono il blog, no? Per cui ti procuri qualche cosa di similare e lavori su questa cosa. E tra l'altro suona anche molto bene. Thank you.
buon lavoro, bye bye.